Siamo a un nuovo capitolo della ricerca pittorica di Luca Serra, che è molto particolare perché nasce ovviamente da un amore forsennato, oserei dire, per la pittura, ma si è tolta ogni ultimo residuo di intenzionalità, di voler fare, eccetera, e si è consolidata in una sorta di assistere al farsi della pittura attraverso un procedimento che, nonostante comporti una fortissima manualità, in realtà tiene di fatto separato il corpo dell'artista, il suo corpo agente, dal risultato pittorico. Assolutamente la traduzione di tutta la mia intenzione in un oggetto che poi dovrebbe contenere la parte del mio progetto, della mia fare, del mio dipingere, e invece, passando attraverso questa specie di trasformazione alchemica, deve diventare una cosa altra da quella che io ho fatto. Io lavoro in questo modo perché non voglio fare quello che so fare. Voglio fare qualcosa che vada al di là, voglio che la mia intenzione passi venga in qualche modo, diventi reale e diventi una cosa che non sia solo l'esecuzione di un'idea. Il lavoro di Luca Serra è veramente allo stesso tempo un lavoro di lucidissima e inflessibile interrogazione intellettuale, ma anche un lavoro di totale pienezza e intensità poetica.